Assessore Diodati, l'Abruzzo, Pescara in particolare, capoluogo adriatico, ospiterà le finali nazionali di calcio WISP, una bella vetrina per la nostra città. Devo ringraziare la WISP per i grandi sforzi che ha fatto e che è riuscita a portare questi campionati italiani qui a Pescara. Per noi è una grande vetrina, cercheremo di mostrare le nostre principali caratteristiche dal punto di vista sportivo e dal punto di vista della città e quindi insomma ci aspettiamo una ricca partecipazione. Mi dicono gli organizzatori che supereremo le 1000 persone, quindi grande soddisfazione per far conoscere la nostra città nel territorio e nel panorama sportivo nazionale. Verranno utilizzati tutti i campi di calcio cittadini perché si tratta di una manifestazione importante, visto che ci saranno partite di calcio a 11, partite di calcio a 5, partite maschili, partite femminili, quindi abbiamo avuto richiesta di una grande quantità di campi e di ore, per cui abbiamo dovuto mettere in campo tutte le nostre forze e mettere a disposizione tutti gli impianti sportivi comunali. Abbiamo i vertici a Pescara del calcio WISP, è proprio la città di Pescara per l'ennesima volta. Baldi ospita una manifestazione così importante, soprattutto le finali di calcio, un successo per il comitato Abruzzo Molise. Sì, sicuramente sì, torniamo a Pescara dopo qualche anno e lo facciamo sempre con la grande accoglienza che ci riserva comunque il territorio. Mi viene da ringraziare la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Comune di Montesilvano che si sono adoperati per far sì che questa manifestazione riesca nel migliore dei modi.